I numeri del coronavirus in Calabria. Mentre in Italia si supera i 20.000 contagi, qui l'andamento è lento, più uno rispetto a ieri l'altro. Lite tra moglie e marito che poteva finire in tragedia. Operazione spiaggia libera, indagato per concussione, corruzione, l'ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, coinvolto nell'operazione Rinascita Scott. La comunità ortodossa di Stilo e Bivongi in linea con la diocesi di Locri-Gerace per la riapertura delle chiese. Bentrovati, giornale di Telemia. Cominciamo anche questa edizione con il bollettino coronavirus in Calabria. I numeri. Quasi 2.000 tamponi effettuati in 24 ore è un risultato assolutamente convincente. Un solo contagiato in più in tutta la Calabria e numeri stabilizzati anche per l'RSA di Torano. Ma c'è da fare i conti con un altro decesso relativo all'RSA di Chiaravalle, il 24esimo, e uno a Reggio Calabria. Quest'ultimo era un uomo di oltre 90 anni, deceduto in casa e risultato positivo. Così come l'uomo di Castrovillari, ad oggi ricoverato a Catanzaro, soccorso 10 giorni fa per una caduta in casa. Sono due segnali piuttosto preoccupanti. Il contagio probabilmente è anche al di fuori dei numeri ufficiali della Regione Calabria, ma i controlli, almeno adesso, sono aumentati in maniera consistente, così tanto da avvicinare i dati ufficiali alla mano, la nostra regione ha il contagio zero. Secondo il bollettino sono 1097 le persone contagiate, diminuiscono di 764 i contagi attivi, mentre salgono a 248 le persone guarite. I decessi sono 85. Come dicevamo, siamo a 27 fra i pazienti della Domus Aria di Chiaravalle che hanno perso la vita. Ieri al Policlinico Universitario Mare del Domini di Catanzaro è morto un anziano originario di San Mazzeo di Conflenti. L'uomo era risultato positivo al coronavirus al primo tampone che venne fatto a tutti i 67 pazienti della casa di cura di Chiaravalle e perciò venne ricoverato con tutti gli altri al policlinico. Tuttavia, i successivi due test a cui l'uomo era stato sottoposto avevano dato esito negativo. In ogni caso, tra i positivi e negativi al coronavirus è un bilancio che aggrava ogni giorno in giorno quello degli ospiti dell'RSA di Chiaravalle. Domenica era deceduto un uomo di 84 anni, originario di Satriano. Frattanto, i pazienti ricoverati al policlinico che versano in buone condizioni di salute, si sta pensando ad una nuova struttura in grado di accoglierli. E per fortuna sarà dimesso oggi dal policlinico di Germaneto il carabiniere cinquantenne che a causa dei problemi respiratori era stato per lungo tempo in rianimazione. Un altro carabiniere residente a Magone era stato colpito dal coronavirus. Salgono così a 7 militari della compagnia di Rogliano guariti che erano stati contagiati dal coronavirus. Il caso di Castrovillari però rimane un problema serio. Pensate, è stato chiesto il tampone per più di 180 persone, dai vigili che hanno soccorso l'uomo dopo la caduta a tutti gli altri medici che lo hanno visitato. E quindi non è da escludere che bisognerà attendere anche diversi giorni per avere gli esiti completi di tutti i tamponi effettuati. Il dato della 16ª vittima regina, dato ieri dal bollettino della regione, intanto aveva trovato riscontro in quello fornito in serata sempre dal GOM, il grande ospedale metropolitano, che nella giornata di ieri ha sottoposto a screening 203 soggetti, dei quali nessuno è risultato positivo al test. Questa è una nota positiva. Le vittime sono invece 16, di cui 3 decessi, tra cui proprio quello di ieri, sono stati registrati fuori dall'ospedale di Reggio Calabria. I pazienti affetti da coronavirus attualmente ricoverati in ospedale sono 28, 25 in degenza ordinaria e 3 in terapia intensiva. Ieri inoltre è stato ricoverato un paziente precedentemente dimesso. Sul da farsi e anche come preparare meglio la fase 2 c'è stato un incontro tra la Santelli e i sindacati. Il dibattito in Consiglio regionale ha messo in risalto nuovamente distorsioni già note della macchina regionale. Il presidente della Giunta regionale Iole Santelli ha sfondato una porta già aperta da tempo, affrontando questioni già discusse e mai risolte. Nessuna novità dunque è quanto affermano in una nota unitaria i segretari generali calabrese Angelo Sposato della CGIL, Tonino Russo della CISL e Santo Biondo della UIL. Da diversi anni, come sindacato confederale, sostengono Sposato, Russo e Biondo, denunciamo unitariamente le storture del bilancio regionale calabrese, evidenziate dalle numerose relazioni della Corte dei Conti. Un bilancio ingessato, ombroso, che ha bisogno di essere messo in ordine per capire quanti e quali siano i crediti esigibili e quali e quanti siano i debiti contabilizzati da parte della Regione Calabria. Possiamo dire senza tema di essere smentiti che la politica regionale ieri ha scoperto l'acqua calda.
Lo ha fatto sul bilancio regionale, lo ha fatto sulla necessità di mettere ordine agli enti subregionali. Lo ha fatto puntando il dito sulla vasta zona grigia operante negli uffici regionali, sul precariato diffuso e sui criteri di selezione, sulla necessità di riformare gli enti subregionali e in generale il mondo della partecipazione pubblica. Raccogliamo comunque con piacere questa rinnovata intenzione di cambiamento. Non possiamo però non evidenziare che rispetto al passato non è stato fatto un passo in avanti. Aspettiamo che le intenzioni di rinnovamento, per il momento annunciate, sostengono i segretari generali di CGIL e CISL e GUIL della Calabria, si risolvano in azioni concrete di mutamento. Sino ad oggi, infatti, tutti i governi regionali che si sono susseguiti hanno messo al primo punto della loro agenda politica gli stessi problemi evidenziati dalla Presidente Iole Santelli durante l'ultimo Consiglio regionale della Calabria. Il fatto stesso che anche l'undicesima legislatura regionale si sia aperta nel solco di quella passata è chiara espressione che nulla sino ad oggi c'è di innovativo. Da parte nostra, dicono le sigle sindacali, se a queste intenzioni seguiranno i fatti, siamo pronti a dare un contributo per il rinnovamento della Calabria. Per la nostra regione, quella attuale, è un momento particolarmente delicato che necessita degli sforzi congiunti di tutte le istituzioni per raggiungere l'obiettivo di una svolta necessaria, attesa ed epocale. Dalla discussione e dall'approvazione del bilancio regionale però si evince chiaramente che le uniche risorse sulle quali potrà fare affidamento la regione per rilanciare l'economia e l'occupazione calabrese duramente colpite dall'emergenza coronavirus che ha stravolto completamente lo scenario sono quelle della programmazione europea 2014-2020. Scossa di terremoto di magnitudo 2.9 ieri sera alle 22.02 sulla costa sud-occidentale della Calabria, nelle province di Catanzaro, Vibo, Reggio Calabria. In particolare il terremoto è avvenuto in mare al largo della costa e i centri più vicini all'epicentro sono Amantea, Serra d'Aiello, Belmonte Calabro e San Pietro in Amantea. Non si registrano danni a cose e persone. Operazione Spiaggia Libera, indagato per concussione e corruzione l'ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, coinvolto nell'operazione Rinascita Scott. Finiscono nel mirino della Guardia di Finanza di Vibo Valentia quattro persone, tra le quali c'è Gianluca Callipo, ex sindaco di Pizzo, e Vincenzo Renda, noto imprenditore della zona, in quanto indagati a titolo di concorso per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Gianluca Callipo risulta altresì indagato per i reati di tentata concussione e abuso d'ufficio, quest'ultimo in concorso, in relazione a distinte e separate condotte con gli architetti Nicola Domenico Donato e Nicola Salvatore Vasta, rispettivamente all'epoca dei fatti, dirigente tecnico e responsabile del servizio urbanistica del comune di Pizzo. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Concettina Iannazzo, hanno fatto luce su gravi e ripetuti illeciti commessi da tempo dall'ex sindaco di Pizzo, in concorso con l'imprenditore socio, nonché amministratore dei rinomati villaggi turistici della Costa degli Dei, oltre che di una nota impresa di trasporti. Tutto prende il via da una circostanziata denuncia presentata da un imprenditore di Vibo, stanco dei ripetuti e continui soprusi da parte dell'ex primo cittadino, il quale, facendo pressioni psicologiche e altre azioni indebite come l'invio di una pattuglia di polizia locale e quindi abusando del proprio potere, intendeva fare opposizione al suo legittimo sfruttamento di una concessione demaniale su un'area di spiaggia in località Savelli. L'intento di Callipo era quello di costringere l'imprenditore a dare, concedere o promettere lo sfruttamento di tale area al suo socio, ossia Renda, per il realizzamento di un lussuoso resort in fase di costruzione antistante proprio quel tratto di spiaggia e quindi in posizione strategica per consentire l'accesso diretto al mare dei clienti che da lì a poco ne avrebbero beneficiato. Da qui la denuncia da parte dell'imprenditore napitino, fermo sui suoi passi. Ricordiamo che lo stesso Gianluca Callipo risulta coinvolto nell'operazione di fine dicembre Rinascita Scott, condotta dalla DDA di Catanzaro, nell'ambito della quale, assieme a Renda, sono ristretti. In seguito a questa operazione, Callipo si dimise dalla carica di sindaco e da lì a poco il Consiglio Comunale di Pizzo venne dichiarato sciolto per accertate infiltrazioni della criminalità organizzata, dovendo così ricorrere a una commissione straordinaria di gestione prefittizia. Si chiude così un'altra brutta storia, grazie alla Guardia di Finanza che in veste di polizia economico-finanziaria opera nel contrastare fenomeni come questo di corruzione e concussione.
Andiamo a Monastrace, violenta lite domestica, la donna denuncia il marito. Episodio di violenza su una donna occorsa a Monasterace. Il pronto intervento e la denuncia dello spartiere antiviolenza del centro ionico hanno scongiurato un epilogo peggiore. La violenza in questi giorni di quarantena forzata, causata dalle disposizioni governative per contrastare il contagio da coronavirus, non si ferma e anzi la chiusura nelle mura domestiche porta ad episodi di prevaricazione, di cui spesso e volentieri sono vittime le donne che nelle chiuse delle proprie abitazioni subiscono violenza fisica e psicologica. Nella giornata di ieri, una donna incinta al sesto mese di gravidanza a Monasterace e madre di un bambino di soli 2 anni è riuscita per sua fortuna a scappare dal suo carnefice. La donna, dopo essere stata aggredita e presa a calci e pugni dal convivente, ha chiesto aiuto al servizio sociale del comune, dove è stata accolta dalla dottoressa Giulia Fiorino, la quale, dopo il primo approccio, ha prontamente attivato lo sportello antiviolenza del comune, da poco istituito, il 118 e la locale stazione dei carabinieri, che ha avviato le indagini per fare luce sul caso denunciato. Attenendosi alle misure di sicurezza anticontagio, nell'immediatezza la dottoressa Sandra Marzano, pedagogista clinico, e l'avvocato Jessica Tassone, responsabile dello sportello antiviolenza, hanno attivato la rete di concerto con i servizi territoriali. Sono riusciti a garantire una sistemazione sicura alla giovane donna extracomunitaria e al suo bambino. Al momento il minore sta bene e la donna sta eseguendo degli accertamenti clinici per verificare lo stato di salute suo e del feto. Un episodio, quello di ieri a Monasterace, che genera sconcerto in paese e certamente in questo periodo particolare scuote le coscienze, ma allo stesso tempo conferma il ruolo preminente dello sportello antiviolenza, da poco istituito nella cittadina ionica. Avevamo registrato il loro malcontento proprio lunedì scorso nel corso del nostro 60 News. I ristoratori di Cittanova consegnano per protesta le chiavi delle loro attività al sindaco. La crisi del settore economico continua a farsi sentire. Questa mattina il rappresentante dei ristoratori, Michele Gurnari, ha simbolicamente consegnato le chiavi di tutti i ristoranti al sindaco del comune di Cittanova. Questo brevissimo incontro si è tenuto all'interno dell'aula del Consiglio Comunale e proprio durante questo momento è stata manifestata la piena preoccupazione e soprattutto l'insicurezza per il futuro. Il sindaco, dal canto suo, ha assunto l'impegno di comunicare le circostanze agli enti superiori e soprattutto di comunicare al prefetto di Reggio Calabria le circostanze che destano particolare preoccupazione, soprattutto per l'emergenza che questo comparto sta registrando. Sindaco, come lei sa, io rappresento i locali di Cittanova, sia la ristorazione, la pizzeria e anche i ragazzi che hanno il pub. E abbiamo preso questa decisione di consegnare le chiavi del nostro locale con un appello. Non stiamo dando le chiavi perché qua, come lei vede, non ci sono solo le chiavi, qua ci sono anni e anni di lavoro, ci sono le nostre famiglie e l'attività che ognuno ci rappresentano. Quindi questa chiave per noi è un simbolo. E il simbolo e il messaggio che noi vogliamo mandare è se queste chiavi aprono la coscienza dell'istituzione per capire il vero problema che noi stiamo affrontando. Noi siamo tutti dell'idea che non è importante aprire fra un mese, ma non lo è perché capiamo perfettamente che c'è una problematica che ci riguarda a tutti. Però una cosa è certa, siamo tutti d'accordo che i nostri servizi, quindi bar, pizzeria e pub, e i clienti regalano dei sorrisi. Noi vogliamo aprire quando c'è la possibilità di poter regalare un sorriso ai nostri clienti. Buongiorno. e in più una cosa molto importante, importantissima: noi non vogliamo diventare i vigili in un locale, noi vogliamo fare chi i ristoratori, chi i pizzaioli e chi i camerieri, con la tranquillità di poterlo fare tranquillamente. Quindi a lei rimane l'impegno, se riesce con la sua abilità, di far aprire queste coscienze delle istituzioni. Allora, io intanto vi ringrazio per la presenza, insomma, per il modo in cui state affrontando in questo momento di grande difficoltà questa situazione. Siamo consapevoli che non è una situazione che si risolve dall'oggi al domani, di questo vorrei essere certo, anche perché, e dare, diciamo, consapevolezza di questo, perché il fenomeno della pandemia è ancora fortemente presente. Detto questo, qua c'è un pezzo di storia di questo paese, c'è un pezzo di storia che riguarda la ristorazione, che è stato un punto di riferimento,
riguarda l'aggregazione giovanile, che è un punto di riferimento, riguarda la pasticceria, i bar, che hanno rappresentato, se noi pensiamo anche a quel famoso vecchio torneo calcistico dei bar, storia e tradizione di una comunità. Allora, vi siamo vicini, stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità per poter affrontare al meglio la situazione. Di queste cose informerò anche la prefettura. Vi dico solo di non mollare. Infatti, le istituzioni locali sono con voi, faremo tutte le battaglie che dobbiamo fare e vi daremo tutti gli aiuti possibili che sono nelle nostre possibilità, nelle nostre corde, per potervi aiutare. Detto questo, un in bocca al lupo, perché c'è la necessità di avere forza, coraggio e affrontare momenti che sono difficili. Ma li supereremo assieme. Un'ultima cosa: questa è la chiave più importante di tutti, questa è la chiave dei nostri clienti, che ci stanno chiedendo e stanno gridando di non mollare, non ce lo possiamo permettere. Beh. E quindi questa io voglio che la tiene lei, perché Perfetto. Rappresenta proprio le nostre aziende. Perché dobbiamo dare una risposta anche ai nostri clienti, che noi ritorneremo più forti di prima. Lo faremo. Guardia di Finanza Reggio Calabria, emergenza Covid-19, collaborazione con l'Istituto Comprensivo Alcide De Gasperi per la distribuzione di strumentazione informatica agli studenti costretti a casa dall'emergenza epidemiologica. Prosegue la collaborazione sinergica su tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria tra forze dell'ordine e istituzione scolastica, al fine da permettere la continuità didattica agli studenti, nonostante le difficoltà dovute all'emergenza epidemiologica di questi tempi. Infatti, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, aderendo all'invito del dirigente scolastico, la professoressa Sonia Barberi, hanno distribuito agli alunni dell'Istituto Comprensivo Alcide De Gasperi dei tablet, dando così la possibilità a docenti di svolgere lezioni a distanza e nello stesso tempo consentire ai ragazzi di apprendere quei device necessari per la prosecuzione del loro percorso di studi e di accrescimento culturale e personale. Entusiasti gli studenti, che si sono visti recapitare presso il loro domicilio i supporti tecnologici direttamente dalle Fiamme Gialle, che osservando scrupolosamente le prescrizioni igieniche sanitarie si sono prodigate nel ribadire quelle che sono le giuste e opportune condotte da seguire al fine da evitare il contagio da Covid-19. Insomma, una lodevole iniziativa di carattere sociale che si pone nell'ottica di non distogliere i ragazzi da quelli che sono i compiti e i principi che da sempre persegue la scuola, dando così l'occasione anche agli studenti, quelli appartenenti a fasce meno abbienti, di rimanere connessi tramite piattaforma con i loro coetanei e insegnanti. E adesso andiamo a capire le difficoltà che si trovano in scuola paritaria a Reggio Calabria. Abbiamo intervistato la titolare. Accorato appello della titolare di una scuola dell'infanzia paritaria di Reggio Calabria per sottoporre all'attenzione di tutte le istituzioni governative non solo la drammatica realtà in cui si trovano tutti i titolari dei servizi socio-educativi 0-6 anni dopo la chiusura del 4 marzo per la pandemia da Covid-19. L'abbiamo sentita ai nostri microfoni. Sono Elena Laface, presidente dell'Associazione Servizi per l'Infanzia Archimede, e gestisco la scuola dell'infanzia paritaria Archimede da oltre 20 anni. Oggi mi ritrovo abbandonata da tutti, abbandonata dal governo, abbandonata dal comune, abbandonata dalla regione, dove tutte le famiglie mi chiamano chiedendomi aiuto, dicendomi che non sanno come gestire i bambini a casa, come organizzarsi, devono andare a lavorare, ci sono bambini con delle problematiche gravi, serie, bambini autistici, bambini ADHD che noi seguivamo in tutto il loro percorso, affiancate da delle professioniste come la logopedista, come i centri riabilitativi, la pedagogista clinica, la psicologa, psicomotricisti, cioè avevamo un team alle spalle che faceva muovere una grande macchina. Oggi questa grande macchina si è fermata la nostra grande famiglia, come la chiamiamo noi, la famiglia Archimede, vogliamo delle risposte dallo Stato, vogliamo delle risposte dal Comune, vogliamo delle risposte dalla Regione, perché non possiamo morire così. Noi siamo qui pagando un affitto da 2 mesi e forse per altri 4 mesi, delle utenze, ci ritroviamo a delle richieste dai genitori che non possiamo assolvere, perché
a distanza dei bambini da 0 a 6 anni è normale che non seguano come possono seguire dei bambini nelle scuole elementari, medie o superiori, per cui dobbiamo trovare una soluzione, fare un centro estivo all'aperto, avere dei contributi da parte dello Stato per poter fare andare avanti questa macchina che oggi è ferma, è morta. Per cui chiediamo aiuto in questo momento, questo è tutto quello che mi sento di dire, un appello da parte mia, da parte di tutti i miei collaboratori, le mie collaboratrici e da parte soprattutto dei genitori e dei bambini. Quanti siete qui che operate? Noi siamo in quattro che lavoriamo, però siamo affiancati da tutte altre figure, ripeto, professionali che collaborano con noi per tutte le problematiche che riguardano questi bambini. E che ad oggi sono abbandonati pure loro a casa, non hanno nessuna, non vanno più ai centri, non fanno più terapie, non seguono un dopo scuola, sono soli, hanno bisogno di socializzare, di vivere la vita scolastica insieme agli altri che erano abituati a vivere prima, una routine, alzarsi al mattino, fare delle attività comunque strutturate in un determinato modo per il loro benessere psicofisico, che è alla base di tutto, poi alla fine di tutto quello che riguarda il bambino. In questo modo il bambino, stiamo pensando alle problematiche che avrà in un futuro quando finirà tutto questo. Noi adulti, bene o male, in qualche modo possiamo sopportarlo, ma un bambino come fai a spiegargli una situazione del genere? Si sentono abbandonati, mi chiamano chiedendomi aiuto, dicendomi: maestra, ti voglio vedere, mi manchi, perché non posso venire da te, perché non posso venire più a scuola? Si sentono come messi in un angolo e abbandonati anche da noi, e questo non mi va bene, questo non lo posso tollerare, ho bisogno delle risposte. Al mercoledì sera il nostro consueto approfondimento dedicato ai temi di stretta attualità, anche questa sera si parlerà di coronavirus, ma sentiamo con chi. Appuntamento, cari telespettatori, a questa sera a partire dalle 21.30 con Calabria Sud. Parleremo di tante cose, ma il nostro tema principale sarà il coronavirus. Parleremo delle possibilità per la fase 2, per la Calabria, per ripartire, i grandi disagi nel settore turistico. Avremo tanti ospiti, tra cui anche dei parlamentari, il senatore Odino, che per esempio oggi è impegnato nella votazione al Senato per il Cura Italia. E poi avremo collegati anche dei ristoratori, parleremo delle attività produttive che hanno difficoltà a ripartire e quali saranno gli strumenti di finanziamento appunto per riavviare le loro attività. E poi un qualcosa che è sempre stato autorizzato ma non ha mai funzionato in questo periodo di coronavirus, parliamo dei mercatini alimentari, mercatini che in ogni nostro paese, del nostro territorio, funzionavano e davano anche un reddito a famiglie anche in difficoltà economiche. In questo momento particolare i comuni si stanno riorganizzando, ascolteremo loro e ascolteremo anche qualche sindaco che in particolare darà un input nuovo per riorganizzare i mercatini rionali. Tutto questo questa sera a partire dalle ore 21.30 in poi, e poi dimenticavo un collegamento in diretta con New York per capire i calabresi che si trovano oltreoceano come stanno affrontando questo momento difficilissimo. Tutto dopo le 21.30 su Calabria Sud. Ed ora la pubblicità. Ancora con noi seconda parte del TG, atto vandalico a Taurionova, in Largo Bizzurro, sfregiata la Pinetina. Sentiamo Nello Stranges. Nello Stranges, responsabile di Calabria Verde. Ecco, siamo a Taurionova. Ecco, che cosa avete denunciato ai carabinieri? Sì, come già fatto ieri, praticamente noi qui ogni anno veniamo a fare una pulizia del canale che rientra tra le opere forestali con i comuni convenzionati, dove puliamo, diciamo, il letto fluviale dei corsi d'acqua. Ieri, venendo qui per fare un sopralluogo, mi sono accorto di un primo albero, sinceramente, che era stato fatto questo taglio anellato che si fa di solito per quando si vuole, diciamo, abbattere un albero, farlo seccare più che altro. E quindi, incuriosito da questa situazione, mi sono un po' addentrato verso l'interno della pineta e ho notato che questo problema non era solo di un albero, ma addirittura c'è tutta la fascia, diciamo, qui laterale, che è stata tutta colpita da questa mano ignota che ha fatto questo atto vile, che secondo me
va sanzionato nei termini di legge, perché non si può permettere a nessuno di fare un danno ambientale naturale come quello che è stato fatto. Qui c'è un danno, diciamo, abbastanza evidente, che si vede sotto gli occhi di tutti, per gli alberi che sono già stati fatti. Qui ne abbiamo davanti a me uno che ha una circonferenza di quasi 2,30 metri, quindi un diametro di un metro, quindi una cosa veramente che è inverosimile che possa accadere una cosa del genere, soprattutto in un momento come questo, dove dobbiamo avere, diciamo, la natura può essere quello che veramente ci può aiutare in questo momento, con questo inquinamento che c'è al mondo, solo gli alberi possono darci una mano. A Taurianova abbiamo la fortuna di avere questa pineta che è stata creata 40 e più anni fa, mi ricordo, proprio dalla mia azienda, che all'epoca si chiamava Ufficio Lavori Forestali. Abbiamo creato questa pineta all'epoca su richiesta della dottoressa Olga Macri, che all'epoca era sindaco, me lo ricordo ancora come fosse ieri, e sinceramente vedere oggi che dopo 40 anni qualcuno ha pensato di porre fine alla vita di questi alberi è una cosa che è terribile proprio. Lei ha sporto denunce ai carabinieri? Sì, ieri stesso io ho fatto in modo di... ho mandato una relazione al comune per l'ufficio tecnico e ho fatto anche una denuncia ai carabinieri, perché compete, diciamo, per competenza, essendo che anche la parte, diciamo, sotto è sotto tutela anche di Calabria Verde, quindi abbiamo fatto questa denuncia. Questo a chi può giovare con una cosa del genere? Può essere una bravata? No, non è una bravata di una bravata può essere, diciamo, il classico segno che si fa sull'albero, che molti usanza. Interessamente per il legno? Evidentemente qualcuno che ha interesse per il legno, se no non si spiega sinceramente un'azione del genere, perché non esiste, diciamo, nessuna pratica, diciamo, di botanica che prevede questo. Se qualcuno che lo dica, in maniera tale, anche perché secondo me, al di là della punizione, diciamo, alla persona, che voglio dire, però bisogna che le persone capiscano che fare un gesto del genere è una cosa che secondo me rasenta veramente l'inciviltà, perché non si può. Io sinceramente li guardo e mi piange il cuore vederli, perché ma soprattutto speriamo che questa cosa finisca qui, perché voglio dire, qui ce ne sono almeno un centinaio di alberi. Ecco, come Calabria Verde cosa fa adesso, come potete intervenire? Purtroppo noi no, non è di competenza nostra intervenire, noi eventualmente possiamo... Si possono salvare questi alberi? Guarda, io oggi manderò una relazione anche all'ufficio tecnico, dove proverò a fare insieme ad altri tecnici, ma è un tentativo che vogliamo fare, quello di fare degli innesti a ponte, vediamo se riusciamo a recuperare almeno quelli più piccoli, perché quelli più grandi, dove, diciamo, la corteccia è stata tolta, ma addirittura è stato pure tranciato il tronco, lì credo che ci sarà poco da fare, ma per alcuni, se possibile, proveremo a salvarli. Ci proveremo, diciamo. Grazie. Che qualsiasi cosa si fa in questo momento è un aiuto alla natura e un aiuto alla città. La comunità ortodossa di Stilo e Bivongi in linea con la diocesi di Locri-Giurace per la riapertura delle chiese. Continuano le festività della comunità ortodossa, degli ortodossi in Calabria e specialmente quella della Vallata Stilano. Come sta andando questa festività? Come sta continuando questa festività, Padre Nilo? È risorto il Signore. Questo saluto noi non lo ascoltiamo in questo anno da parte dei fedeli che vengono qui, che accorrono come in passato, ma attraverso la loro silenziosa presenza e la preghiera e la vicinanza nel seguire nelle loro case quello che è questo periodo. Questa settimana successiva a quella pasquale è la settimana di San Tommaso, perché, come vedete nell'icona, Cristo appare agli apostoli e dice a Tommaso: metti la mano nel mio costato e credi come gli altri. I santi padri ci insegnano che Tommaso è dispistos, cioè è in dubbio. Ma chi di noi non è in dubbio? Chi ha una fede sicura? La nostra fede è debole, è incerta. Per questo il Signore è apparso e per questo noi dobbiamo ringraziare San Tommaso. E siamo molto contenti del periodo pasquale di quest'anno.
perché i credenti cattolici e ortodossi hanno sentito con maggiore forza la necessità di chiedere al Signore di aumentare la nostra fede. La parola Chiesa significa comunità, quindi non sono gli edifici. E allora in un momento drammatico, come è stato quello della invasione in attesa di questa pandemia, tutti abbiamo assistito a questa chiusura di tutto, anche delle chiese. E certamente questo ha scosso i fedeli, ha scosso tutti, anche se le gerarchie hanno esortato con grande prudenza cattoliche e ortodosse ad attenersi a quelle che sono le misure igieniche e sanitarie per evitare la contaminazione. Ogni cosa si deve svolgere con equilibrio. Adesso che si sta ritornando verso la vita normale, è necessario veramente tutti, sempre di più i fedeli, avvertono la necessità che si aprino le chiese, che possano entrare nelle chiese, come in tutti gli altri luoghi. È chiaro che su questo punto non coloro che non avvertono questa necessità o che hanno paura di infettarsi, va bene, non vengano in chiesa, ma non si può certamente privare la gente della chiesa, perché è la chiesa e sono i fedeli, del partecipare alla divina liturgia e alla comunione al corpo e al sangue di Cristo. Noi tutti cristiani, cattolici e ortodossi, senza la comunione ai divini misteri diventiamo morti spiritualmente. Per questo con grande gioia abbiamo appreso dell'iniziativa dell'Episcopato italiano e che ha chiesto la riapertura delle chiese. Tutto questo ha eco anche in altri paesi. Anche il vescovo di Locri Gerace, Monsignor Oliva, è intervenuto su questa problematica del coronavirus, su quanto ha riferito e ha detto il primo ministro Conte, che vieta l'ingresso nelle chiese ai fedeli. Ecco, mi pare che la comunità ortodossa di Stilo e di Bivogni con la diocesi di Locri Gerace sia in sintonia. La sintonia fraterna con la chiesa locale di Gerace Locri, a cominciare con Sua Eccellenza il Vescovo, il clero e i fedeli, è in crescita, perché tutti cerchiamo, al di là delle divisioni e delle perplessità legate alle nostre debolezze umane, cerchiamo Cristo, e allora non può che essere così. Per questo è il vero ecumenismo, non una cerimonia annuale a gennaio, incontrarsi, abbracciarsi e dire parole più o meno vuote come quelle dei politici. Io credo che anche in questo è un altro effetto positivo del coronavirus. Io vedo che il rapporto interiormente cresce nella fraternità. Altre categorie di lavoratori, di professionisti delusi dalla fase 2 che sta per partire. Sentiamo Nino Gullì, imprenditore del settore parrucchieri e Clivia Profumi. Già il clima è teso, già stare dentro, abbiamo bisogno già di un psicologo per chi vive in 40-50 metri quadrati, anche perché le case sono state pensate così oggi, no? Non si vive più nei paesi dove si usciva fuori dall'uscio, qua viviamo in condominio, però in 40-50 metri quadrati riescono a stare anche 3-4 persone. Io ho paura che si rischi a degenerare
soprattutto perché quando togli il pane ai tuoi figli non sai più cosa dare ai tuoi figli da mangiare, perché ci sono case, case e case dove questa situazione politica non dà neanche l'idea per come uscirne, perché ci si vede l'incapacità. Non voglio parlare demagogia politica, per l'amor di Dio, però io da imprenditore so più o meno che cosa si dovrebbe fare, però che non si sta facendo, non si può fare. Il governo italiano dice non lo possiamo fare perché si parlava prima del non MES, ora il MES va bene, ora per quelle mi sta bene anche che si possa firmare per un MES per la sanità intorno ai 35 miliardi, però gli altri soldi dove sono? Cioè qua non si è vista neanche i soldi versati per la cassa integrazione, ancora partite IVA non hanno preso i 600 euro. Come pensano di fare fronte alle famiglie che un papà, un padre deve dire a suo figlio il perché non può comprare addirittura il pane la mattina? Come può? E allora ci vogliono portare alla rivoluzione civile? Se la voglio portare, non parlo per me, fortunatamente, bene o male noi siamo stati aperti, bene o male non siamo a questo livello, però sicuramente c'è gente che viveva di uno stipendio, di un piccolo salario al mese, che stando a casa, o chi lavorava magari lavori saltuari, io mi medesimo in questa situazione. E anche a loro un pensiero particolare va, allora ai parrucchieri estetisti, che io nasco dove li conoscevo a tutti, adesso un po' di meno perché i parrucchieri che fornivo estetisti sicuramente sono andati in pensione, conosco i più giovani, qualcuno, che abbiamo anche la gente rappresentante che va in giro, però so cosa vuol dire lavorare, cosa pagare le tasse, come pagare l'affitto. Parrucchiere e barbiere, che non ho mai visto fallire un barbiere o un parrucchiere, io non l'ho mai visto fallire, ma che oggi praticamente rischiano di non poter aprire più, perché poi si accavalla l'affitto, le spese, i contributi, al di là delle spese, delle rate che avevano fatto prima dei prodotti, che anche lì le aziende non tutte intervengono per fermare questi pagamenti. Mi immedesimo anche la paura è importante, che perdono i clienti, perché il cliente magari si può disabituare ad andare dal parrucchiere oppure piuttosto ad andare da un altro, e questa è una clientela consolidata, perciò io sono molto vicino a loro. Noi come azienda, mi sento di dire, personale, anche io sto cercando di fare un intervento con la governatrice Santelli tramite i miei canali, un attimino se si può derogare qualcosa, anzi invito, visto che hanno fatto un gruppo su Facebook, li invito di stare calmi, perché adesso non è consentito fare altro, né manifestazioni di piazza, né cortei, con i mezzi che abbiamo, che ci hanno lasciato sino ad ora con i media di interfacciarsi in questo modo, di fare gli interventi che io, come ho scritto anche, cercherò di adorarmi io personalmente con i miei canali, di arrivare alla governatrice Santelli. Sono sicuro che la governatrice sia degli spazi, o può giocare su qualche deroga in tal senso lo farà sicuramente, ma ripeto, si poteva fare benissimo, perché secondo me si può lavorare con le dovute distanze, con i dovuti accorgimenti. Io non vedo il perché un medico si può mettere la mascherina, la FP2, la FP3, e non la può mettere l'estetista, o gliela può dare pure al cliente, era pure disposta. Non vedo il perché si devono chiudere sino al primo giugno, e poi il 2 giugno è anche festivo, perciò poi non si può più lavorare. Si fanno le cose con una certa leggerezza, lo Stato deve capire che qua non stiamo scherzando. Altri disagi da registrare, ancora ristoratori, questa volta però siamo a Scilla. Cosa prevedono le normative e lei che ne pensa, ecco, di questa nuova riapertura? Sì, purtroppo ci troviamo di fronte a una situazione surreale che nessuno mai si sarebbe aspettato. È una situazione abbastanza particolare, dove soprattutto noi del campo della ristorazione ci troviamo un pochettino a dover affrontare una situazione completamente nuova. Speriamo che con questo nuovo decreto che verrà emanato a giorni ci diano l'opportunità quantomeno di poter aprire. È giusto, secondo me, mantenere le distanze di sicurezza previste per la tutela di ognuno di noi. È chiaro,
per noi sarà un grosso sacrificio nell'ordine dei numeri che si andranno a fare, però è giusto che sia in questo modo. Noi siamo fiduciosi perché già il fatto che la clientela sarà circoscritta a quella che sarà la provincia di Reggio Calabria, la regione Calabria, noi ci aspettiamo che la gente ci premi per la bellezza del posto, per quello che noi ristoratori cercheremo di offrire nel rispetto delle regole. Io sono abbastanza fiducioso, c'è poco da aggiungere. Ecco, oggi si parla di un turismo quest'anno sotto casa, ecco, il turismo diciamo locale. E questa è l'occasione giusta per i calabresi per riscoprire delle zone che fino ad oggi magari hanno tralasciato perché si è preferito andare più all'estero o più in altre zone dell'Italia. Questo è il momento giusto per cavalcare l'onda e per dimostrare a tutti che la Calabria è un paese che vale veramente. Ed ora i titoli dei giornali. Momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi, l'apertura riservata al Quotidiano del Sud, il titolo, vedete, Castrovillari, ansia attesa, sono 180 i tamponi da fare. Alle prese con il tracciamento dei contatti che l'uomo risultato positivo ha avuto prima del ricovero. Il Premier Conte, sulle aperture non si può fare di più, concreto rischio di impennata di contagi, dice il Premier, sostegno del Papa intanto sulle sante messe. L'ospedale di Cosenza, prima in Calabria, sperimentare la terapia del plasma dei guariti per trattare i casi più urgenti. Matrimoni rinviati, in crisi il settore degli abiti e delle cerimonie, chieste misure mirate. E ancora la fotonotizia di centropagina, ordinanza sugli ambulatori, tanti dubbi, il pubblico non può garantire gli standard richiesti dalla regione. Qui vedete i medici in sala operatoria. Tallini, il presidente del Consiglio regionale della Calabria, afferma Pugliese Mater Domini un riferimento per la Calabria. E poi il taglio basso, ripartenza a cominciare dalla scuola Reggio, tra gli obiettivi del sindaco per il delicato momento post coronavirus. Falco Matà, servono risorse, bisogna snellire la burocrazia per l'edilizia scolastica. E ancora l'appello alla cultura motore per far ripartire la regione. Scandale, uccise il marito della sua amante, condannato a 16 anni, questa è la giudiziaria a Monasterace, donna incinta, aggredita dal convivente, riesce a scappare. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani calabresi. Restituiamo la linea al nostro direttore in redazione. Grazie per averci seguiti. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piovigini. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati. È tutto per questo giornale, riepilogo. I numeri del coronavirus in Calabria. Mentre in Italia si supera i 20.000 contagi, qui l'andamento è lento, più uno rispetto a ieri l'altro. Lite tra moglie e marito che poteva finire in tragedia. Operazione spiaggia libera, indagato per concussione, corruzione, l'ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, coinvolto nell'operazione Rinascita Scott. La comunità ortodossa di Stilo e Bivongi in linea con la diocesi di Locri-Gerace per la riapertura delle chiese.